Carissimi amici, vi giunga un saluto affettuosissimo davvero dagli studi di Telediocesi Salerno. Buon venerdì santo, un venerdì santo che è ormai nel cuore del triduo pasquale che stiamo celebrando, certo in modo particolarissimo, ormai non c'è bisogno di ripeterlo, viene vissuto nelle chiese a porte chiuse, tante sono anche le iniziative dei parroci che raggiungono le comunità. Questo lo hanno ribadito i vescovi italiani, lo ha ribadito più volte il nostro arcivescovo, Monsignor Andrea Bellani. Non è una rinuncia, un rintanarsi, è un'esigenza di un atto di amore che bisogna fare per tutelare le persone che più sarebbero esposte, i nostri anziani, le persone ecco, che correrebbero il rischio di ammalarsi. Cristo è per la vita, Gesù è per la vita, non vorrebbe certamente mai questo, ma la presenza della Chiesa è reale, è in mezzo a noi sempre e comunque. La messa stessa, le celebrazioni di questi giorni hanno un valore universale. Oggi ci troviamo qui per questo momento che l'Arcivescovo ha voluto, molto intenso, molto forte, della benedizione ecco, della città di Salerno e dell'intera arcidiocesi con la reliquia della Sacra Spina in tempo di pandemia. Si dividerà in due momenti, li vivremo insieme. Ecco, stiamo già vedendo l'immagine, l'arcivescovo è giunto già nel piazzale antistante l'ospedale cittadino, l'azienda ospedaliera della nostra città. Di lì pregherà, poi raggiungerà un mezzo messo a disposizione dai vigili del fuoco, scortato dai carabinieri. Ecco, attraverserà le strade della nostra città con l'atteggiamento caratteristico di questo tempo che è il silenzio. Sarà un silenzio però che fa chiasso, che farà rumore, quello della preghiera dei cuori di tante persone che non potranno accorrere nemmeno giù, neanche stare davanti ai portoni dei palazzi, potranno solo seguire volendo attraverso telediocesi, attraverso i canali che rimanderanno il segnale perché hanno fatto richiesta, potranno testimoniare la partecipazione mettendo dei drappi ai balconi, ma il silenzio sarà la caratteristica, fino a giungere poi in cattedrale sui gradini dove il vescovo impartirà la benedizione a tutta l'arcidiocesi e alla città. Vale la pena ricordare per chi insomma non dovesse conoscerla cos'è questa reliquia della Spina Santa. È una reliquia tra le più importanti della cristianità. Oggetto di un'antica devozione e venerazione nella città di Gifoni Vallepiana. La sacra spina, la spina santa, è stata staccata dalla corona che cinse il capo del Cristo sulla croce, giunta nel cuore dei Monti Picentini nel Medioevo. Fu conservata per secoli a Costantinopoli, dove l'aveva portata Sant'Elena. La corona venne trasferita a Parigi il 2 agosto del 1239 da Luigi IX e una delle sue spine alla fine del 300 venne donata da Carlo IV a Leonardo De Rossi. La vediamo nelle mani del parroco della chiesa a Gifoni della Santissima Annunziata di San Giorgio che la custodisce Don Alessandro Bottiglieri. Dicevamo venne portata, donata da Carlo IV a Leonardo De Rossi che la portò nel suo paese di Natale che era appunto Gifoni. Padre Leonardo De Rossi fu una figura di notevole spicco nella Chiesa del XIV secolo, francescano, professore dello Studio Generale di San Lorenzo Maggiore a Napoli, dell'Università di Cambridge, venne eletto anche ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori. E dal capitolo nel 1373, pensate, operò durante lo scisma d'Occidente, fu poi creato cardinale da quello che era l'antipapa Clemente VII, poi perse il titolo, gli fu restituito dal papa successivo Urbano VI. Insomma, vedete come le trame della storia giungono fino ad oggi ad averci fatto dono di questa reliquia importantissima. Dicevamo l'arcivescovo che in questi giorni, attraverso i vari mezzi che anche i social mettono a disposizione, mantiene viva la sua presenza in mezzo a noi, anche con le persone della periferia, così come le chiama Papa Francesco, ha fatto visita ai carcerati, oggi ha voluto testimoniare questo momento di forte vicinanza all'ospedale dove ci sono i nostri fratelli, insomma, le nostre sorelle ammalate. Testimonianza vicino a quanti offrono un servizio importantissimo, è inutile ricordarlo, saremmo stucchevoli, i medici, ecco. Appena l'arcivescovo prenderà la parola, io mi taccerò. Dicevamo, ecco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo.
Dio onnipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione. Conforta i tuoi figli. Apri i nostri cuori alla speranza, perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarle: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Invochiamo Dio Padre per i nostri fratelli e sorelle infermi e per quanti si dedicano alla loro cura e al loro servizio, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Guarda con bontà tutti i nostri infermi. Ascoltaci, o Signore. Dona loro nuovo vigore. Ascoltaci, o Signore. Lenisci le loro sofferenze e le loro angosce. Ascoltaci, o Signore. Fa che mediante la comune preghiera, con l'invocazione del tuo nome, abbiano vita e salute. Ascoltaci, o Signore. Sostieni con la tua forza quanti li assistono. Ascoltaci, o Signore. Consola tutte le persone sole. Ascoltaci, o Signore. Rivolgiamo al Padre la preghiera che il Signore Gesù ci ha consegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù, che sei passato beneficando e sanando tutte le persone bisognose, benedici questi fratelli e sorelle, dona loro il vigore del corpo e la serenità dello spirito, la pazienza nel dolore e una felice convalescenza, perché ritornino insieme con tutti noi a lodare con gioia il tuo nome, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Ecco, stiamo vedendo che l'arcivescovo si sta posizionando sul pick-up, diciamo, messo a disposizione dai vigili del fuoco, scortato poi da un'automobile dei carabinieri, attraverserà le vie, ecco, lo vogliamo ricordare, di San Leonardo, piazza Monsignor Grasso, via Trento, piazza Caduti di Brescia, via Posidonia, via Torrione, corso Vittorio Emanuele, corso Giuseppe Garibaldi, via Duomo, via Duomo, piazza Alfano I. Certo, sarà un corteo che silenzioso, anche noi faremo delle lunghe pause di silenzio. Perché? Perché bisogna osservare anche quelle che sono le disposizioni liturgiche. Oggi è il Venerdì Santo, venerdì tradizionalmente dedicato proprio al silenzio, all'adorazione della croce, che verrà fatta più tardi a porte chiuse nelle nostre chiese, ma è anche un corteo che seguirà scrupolosamente le prescrizioni che sono state date. Ecco, la distanza, avete visto l'arcivescovo con la mascherina, sappiamo essere disposizioni molto stringenti, ma sappiamo anche che osservarle, metterle in pratica con grande scrupolo è importantissimo per superare questa fase. Arriverà l'arcivescovo intorno alle 15, anzi alle 15 da Scaletta è prevista la benedizione dai gradini della cattedrale, antistanti alla cattedrale, e l'orario non è un caso, sono le 15 perché il Vangelo ci ricorda che quella è l'ora in cui il Signore consegnò il suo spirito al Padre Eterno. Lo spirito di quello che stiamo vivendo però lo possiamo anche desumere da quello che è rimasto nell'immaginario di molti, certamente anche per le foto, per il forte impatto espressivo delle immagini che la RAI ha trasmesso venerdì 27 marzo, quella San Pietro, la piazza di San Pietro vuota, il Papa da solo che si incamminava verso il crocifisso, verso l'immagine della Madonna, ma oltre l'impatto emotivo delle immagini, beh, insomma, credo che tutti abbiamo fatto e abbiamo prestato ascolto a quello che è stato un pensiero così appassionato che ha voluto donarci, che rimarrà sicuramente scolpito, così come tutto il momento vissuto, nelle trame della storia, ma soprattutto deve rimanere scolpito nel nostro cuore, nella nostra testa. E lui in quell'occasione ha dato un giudizio fortissimo su quello che è la nostra storia. Ecco, voglio citare: la tempesta che stiamo vivendo smaschera la nostra vulnerabilità. E qual è questa vulnerabilità? Lascia scoperte quelle false, superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ecco, proprio mentre vediamo l'arcivescovo incamminarsi in queste immagini che la regia manda in onda, ecco, vale la pena proprio sottolineare questo giudizio fortissimo, ma incontestabile, incontrovertibile, penso che ci ha donato il Santo Padre. Un'umanità che a volte pare voler dopo, ecco, imballare, dimenticare, cito ancora il Papa, ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli. Non si può, cari amici, vivere di solo pane. Lo spirito è importante per ricordare a noi proprio che cosa? L'umanità. Ecco, se noi dimentichiamo il rapporto con Cristo, dimentichiamo la nostra umanità, ci illudiamo di poterci affrancare dal Signore, ma una vita che non si specchia in Lui non avrebbe senso. Ed è anche un po' quello che proprio in questi giorni la liturgia ci ricorda. Il Triduo Pasquale è il centro della nostra fede cristiana, il fulcro, insomma, senza Cristo che per amore è venuto in mezzo a noi, morto, ha subito la passione, morto, se non fosse risorto, beh, insomma, la nostra stessa vita non avrebbe senso. Ecco, vediamo l'arcivescovo che si è incamminato, non per, diciamo, sollecitare quella che può essere l'immaginazione e il sensazionalismo, ma credo che nel cuore di questo pastore, che insomma il Signore, la Chiesa attraverso Papa Francesco ha donato alla nostra arcidiocesi, beh, credo che nel cuore di questa persona non è difficile immaginare cosa in questi momenti possa passare. Non dimentichiamo tra l'altro che questo è il primo Triduo Pasquale che Monsignor Andrea Bellandi vive nella nostra arcidiocesi, con il suo popolo, la sua chiesa, il suo presbiterio. Lo vive in questo modo, lo vive percependo la sofferenza, la paura
delle persone, intercettando quelli che purtroppo saranno anche le necessità che si affacceranno quando questa tempesta sarà passata, le povertà esistenti, le nuove povertà che potranno venire fuori. Ecco, immaginiamo tutto presente nel cuore di quest'uomo che in silenzio così, dando le spalle alla strada, proprio quasi per vedere plasticamente ciò che attraversa, vedere cosa ha appunto attraversato, beh, insomma, credo che sarà un cuore colmo di preghiera per tutti noi, per le persone che stanno a casa, per i malati che ha appena benedetto. Dicevamo prima della benedizione, prima di che mi fermassi, che è stato anche lì alla casa circondariale a portare la sua vicinanza. Ecco, osserviamo anche noi un momento di silenzio, di preghiera, proprio per partecipare attivamente a questo evento. Ecco, vediamo che questo piccolo corteo ha raggiunto Parco Arbostella. Ha attraversato finora quelle che un po' potremmo definire una zona commerciale della nostra città. Abbiamo ricordato all'inizio chi sta veramente vivendo da eroe questo tempo, i medici, gli infermieri, ecco, che hanno pagato un tributo altissimo in tutta la nazione.
vedere l'arcivescovo sul mezzo dei vigili del fuoco ci ricorda anche gli uomini delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco che ringraziamo. Oggi sentivo anche il comandante dei vigili del fuoco di Salerno, l'ingegnere Rosa Deliseo, ecco, che mi ha trasmesso lo zelo di questi uomini, così come, ripeto, i carabinieri, la polizia municipale, insomma tutte le forze dell'ordine, la guardia di finanza, ecco, continuano a lavorare per la nostra sicurezza. Esistono due modi di essere eroi: uno, come queste persone, di continuare a vivere, a svolgere la loro missione; l'altro, quello di stare a casa per il bene degli altri. E tra questo stare a casa, dicevo prima, il corteo ha attraversato la zona commerciale, ci sono tanti, tanti commercianti, tanti lavoratori, alcuni di questi anche hanno continuato a lavorare, i commessi nei supermercati, nei negozi, piccoli negozi di genere alimentare, ma molti sono costretti a stare chiuso, con grande sacrificio umano e anche economico. Anche questo è un atto di eroismo, vale la pena ricordarlo, perché è di grande sacrificio. Tenersi a casa, stare a casa, non mettere a rischio gli altri è un momento anche questo che va valutato, e bisogna dire grazie anche a queste persone, a tutti quelli che stanno rispettando l'obbligo di stare a casa e di uscire solo eventualmente per necessità. Tra poco, e poi insomma farò di nuovo silenzio per permettere la preghiera, arriveremo a piazza Monsignor Grasso, ecco, la piazza di un arcivescovo. Beh, insomma, la nostra diocesi ha la presenza di Monsignor Bellandi, ma non dobbiamo dimenticare anche Monsignor Moretti e Monsignor Pierro, i suoi predecessori, anche loro vicini, non solo idealmente in questo momento, ma con la preghiera, ci staranno sicuramente seguendo. Anche loro assicurano la preghiera, che parrebbe strumento lontano per chi non ha la sensibilità religiosa ecclesiale, ma che è un'arma importantissima. Ecco, anche a loro, insomma, tutti quelli che accompagnano con la preghiera, dobbiamo esprimere il nostro ringraziamento, ma uniamoci ancora in preghiera, osservando il silenzio e pregando insieme. Eccoci arrivati a piazza Grassi, la piazza proprio con cui inizia il centro abitato della nostra città. Abbiamo sentito, abbiamo visto, per quello che si è potuto, la gente che dai balconi applaude al passaggio di questa reliquia. Vale ancora la pena ricordare quello che il Papa ci ha detto il 27 marzo. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Richiamando le parole di Gesù, che andava incontro a quello che era il timore dei suoi apostoli. L'inizio della fede, dice il Papa, è saperci bisognosi di salvezza. Ecco, ancora le immagini ci fanno vedere i drappi che la gente stende, trovando questa forma, unica forma tra l'altro possibile, oltre che seguire la nostra trasmissione, di partecipazione attiva a questo momento di preghiera, ecco, oltre ovviamente quella principale, che è pregare insieme. Dicevamo, l'inizio della fede è saperci bisognosi.
noi riusciamo ad accogliere il Signore nella nostra esistenza, ad incontrarlo, a non cadere nella tentazione del formalismo religioso, del bigottismo, nella misura in cui incontriamo realmente il Signore, nella misura in cui lo accogliamo nella nostra esistenza, nella misura in cui realizziamo anche la nostra piccolezza. Non dimentichiamo l'esperienza, ce l'ha ricordato la Passione domenica scorsa, Domenica delle Palme, l'esperienza tragica di Pietro, rinnegare colui che aveva riconosciuto come proprio Salvatore. Ma dalla realizzazione di questo limite umano che è venuto fuori così all'improvviso, tutto d'impeto, gli era stato anche preannunciato, lui si era sottratto alla responsabilità, beh, da questa presa di coscienza, consapevolezza, nasce l'accoglienza del Signore. Beh, insomma, sappiamo la storia di Pietro, sappiamo che oggi è presente in mezzo a noi attraverso il suo successore, il Papa. Per cui non bisogna avere timore, e questo non timore nasce quando noi non sappiamo che non possiamo essere autosufficienti, che senza specchiarci in Cristo non abbiamo granché. Queste immagini che stiamo vedendo in questo momento, cari amici, rimarranno nella storia della nostra vita ecclesiale, nella storia della nostra chiesa locale, nella storia, io direi, della città, di tutti, credenti anche non credenti, perché non si può rimanere indifferenti verso una partecipazione che diventa corale. Ecco, sentiamo ancora gli applausi, una partecipazione che diventa corale, di sostegno, di desiderio, di, insomma, per noi cattolici, noi credenti, di chiedere davvero al Signore che ci liberi da questo male che abbiamo, insomma, tra noi, purtroppo. Ecco, intanto il corteo continua, silenzioso, continua la partecipazione delle persone e continua anche la partecipazione della preghiera. Abbracciare la croce, ricorda sempre il Papa, significa abbracciare anche quelle che sono le esigenze del nostro mondo contemporaneo, le tante sofferenze. Ecco, il rischio, cari amici, è quello di chiuderci. Non dobbiamo chiuderci, siamo chiusi nelle nostre case adesso, ma stiamo sperimentando il desiderio di aprirci. Ci apriamo in tantissimi modi, attraverso la TV, i social, i telefonini, le videochiamate, immaginiamo le persone anziane. Questo atteggiamento dovremmo imparare a viverlo meglio di come facevamo prima, anche quando tutto sarà passato. Abbracciare la croce significa questo, abbracciare i nostri fratelli. Non si è soli, non ci si salva da soli, non si è soli nella sofferenza dietro la croce, dove siamo appesi noi eventualmente, è appeso certamente anche il Signore. Dobbiamo, ecco, viverlo con grande fede, con grande speranza.
Abbiamo visto il corteo passare innanzi a un centro commerciale della grande distribuzione, abbiamo visto le persone in fila rispettando anch'essi le misure di sicurezza, la distanza, sicurezza prevista dal distanziamento sociale, anche questo un grosso sacrificio che ci è richiesto, che durerà certamente nel tempo anche quando si allenteranno le misure di sicurezza. Un sacrificio però che bisogna offrire, è doveroso farlo. Abbiamo visto poi anche il corteo passare davanti una caserma della nostra città. Non dimentichiamo anche l'esercito italiano, i militari che nel nord Italia soprattutto, ma in tutta la penisola stanno offrendo il loro contributo, gli ospedali da campo, gli ospedali militari, mettono a disposizione anch'essi i militari la loro competenza, così come anche tutte le istituzioni che in qualche modo cercano, provano e riescono anche ad essere vicino, le istituzioni della nostra città, della nostra regione, ma di ogni ordine e grado, i vari sindaci dei comuni, tutti investiti di una tempesta alla quale, ecco, non era nessuno preparato, bisogna riconoscerlo, ma che stanno con abnegazione offrendo il loro servizio. Adesso il corteo è arrivato in quella che potremmo dire la misura geografica, ecco, la via di mezzo, ecco, della nostra città, a Torrione, sta attraversando Torrione, tra poco arriverà in un altro posto importante per la nostra città, lo sottolineeremo. Intanto sentivamo insieme gli applausi della gente man mano che la Spina Santa e l'Arcivescovo attraversano la città, ma notavo anche questo gesto ogni tanto dell'Arcivescovo di alzare la mano e salutare. Una sintonia ormai che si è stabilita con il popolo di Dio che vive nella nostra arcidiocesi, nella nostra città, che il Vescovo sente molto forte e credo in questi momenti, anzi ne sono certo, diventa proprio commovente. È un comune sentire, un unico polmone che respira attraverso la preghiera, attraverso questa benedizione all'intera città, poi seguirà quella all'intera arcidiocesi con questo corteo. Intanto prosegue questo cammino della nostra città, proprio dicevo arriveremo alla stazione. Quando attraverserà la stazione il nostro pensiero non può non andare a ciò che è innanzi, la stazione purtroppo non si riuscirà
ad inquadrarlo, che è Piazza della Concordia, lì dove c'è la statua della Vergine, quella statua tanto cara ai salernitani, insomma, che sottovivono la vita sociale, quella che speriamo di recuperare al più presto, appunto, quando anche la scienza ci aiuterà a dire che sarà possibile. Ma la Vergine è quel porto sicuro per noi cristiani. Noi dobbiamo immaginare, cari amici, che per chi vive come sacerdote, come me, come il vescovo, come tutti gli altri confratelli dell'arcidiocesi, del clero secolare, del clero religioso, ecco, non è semplice. È certamente una grande sofferenza celebrare il Triduo, celebrare l'Eucaristia come stiamo facendo in questi giorni da soli nelle nostre chiese o nelle nostre case. A volte anche polemiche stupide, stucchevoli, che fanno solo male e gettano, diciamo, anche confusione tra i nostri fedeli. Però resta il fatto che non è facile, è una sofferenza che proviamo nel nostro cuore. E la Madonna, ecco, ci prende, prende noi, prende i fedeli, prende tutti idealmente. È proprio quella mamma del Signore, quella mamma di tutti noi, la corredentrice, ecco, pensate, la grande rivalutazione che ha fatto anche della figura femminile il Signore, prendendo Maria, donna umile, donna semplice, facendone quella che la nostra tradizione, quella che conosciamo nella nostra Chiesa. Ecco, siamo sotto il forte La Carnale, tra poco, dicevo, arriveremo in stazione. Ecco, quando il corteo passerà la stazione, idealmente penseremo alla Madonna che è lì a Piazza della Concordia, ecco, recitiamo l'Ave Maria, il saluto dell'Angelo a Maria, la risposta di Maria all'Angelo, lì da dove è iniziata la nostra storia di salvezza, attraverso quel Amen, si compia di me quello che il Signore dice. Una donna semplice che ha saputo affidarsi e confidare nel suo Dio. Parlato, non poteva essere diversamente nel sottolineare il Venerdì Santo della Croce. Abbiamo ricordato il Papa che ci ha invitato a ripensare, ecco, il nostro futuro senza commettere gli errori commessi nel passato. E sì, perché purtroppo pare che questa pandemia abbia tutte le caratteristiche per essere una discriminante nella storia, no? Quello che era fino a prima, quello che sarà dopo, se non altro l'occasione di ripensare la nostra capacità relazionale, il nostro pensare agli altri. Dicevamo, il Papa ci invitava ad abbracciare la croce, nell'abbraccio della croce, ecco, contemplando l'abbraccio a tutti i nostri fratelli. Ma da questo nasce però anche la speranza, e la speranza è sempre il Santo Padre Francesco a ricordarcelo, ce l'ha ricordato anche quel pomeriggio, quella sera in Piazza San Pietro, è la risposta che ha dato Gesù a quelli, i suoi discepoli, che avevano avuto timore, insomma, di trovarsi in una situazione disperata, e dice: noi, non voi, cioè rivolgendosi a loro, non abbiate paura. Lo dice anche a noi: non dobbiamo avere paura. In fondo Cristo è quella roccia su cui possiamo fondare la nostra esistenza, con la certezza che non
verremmo mai abbandonati. Anzi, qualche volta che magari ne sperimentiamo, pensiamo di sperimentarne la lontananza, dovremmo avere la consapevolezza che non è certamente il Signore che si è allontanato da noi. Mai lo farebbe, lo ha dimostrato proprio con quello che stiamo vivendo in questi giorni, con quello che il Venerdì Santo ci dice, la passione e la croce, un amore concreto, non a chiacchiere, un amore concreto che è passato attraverso l'esperienza umana più dolorosa per noi, quello appunto della sofferenza e della morte. Quindi un amore non a chiacchiere che ci dice che il Signore non parla a vanvera, non ci ha fatto promesse inutili. Questa promessa, questo incontro che possiamo vivere, che viviamo con Lui, questo accogliere la nostra vita, è il fondamento del voi non abbiate timore. Ecco, allora lì dobbiamo trovare la sorgente della nostra forza per andare avanti, per non perdere il sorriso, anche lo sforzo di tanti genitori che vivono in casa chiusi con i bambini, e per i bambini è ancora più un sacrificio certamente non uscire, non scorazzare in queste giornate primaverili. Beh, insomma, pensate la gioia e il momento di serenità che devono mantenere anche per i loro figli, e non è questo forse anche un grande gesto di amore? La forza di tutto quello che noi possiamo fare nel guardare il futuro con speranza è nell'amore. Per noi cristiani è certamente l'amore che il Signore ci ha testimoniato e continua a testimoniarci in ogni istante della nostra esistenza.
dicevamo prima del desiderio del nostro pastore, del nostro arcivescovo, Monsignor Andrea Bellandi, medialmente lì siamo anche tutti noi, pastori delle varie comunità della nostra arcidiocesi, di essere presenti. Lo ha fatto oggi all'ospedale, lo ha fatto in carcere, di fronte alla casa circondariale di Forni, lo farà anche domenica, giorno di Pasqua, fondamento della nostra speranza, della nostra gioia. Ecco, oltre alla celebrazione eucaristica che presiederà nella cattedrale alle ore 10, lo farà alle ore 16 proprio al cimitero, quel luogo dove idealmente l'arcivescovo vuole essere presente per esprimere la vicinanza a tutte le persone che hanno dovuto salutare, alcuni salutarli in questo periodo in modo anche lì molto particolare, senza poter stare vicino al loro caro, insomma, le persone che già vivono la vita eterna. Per noi il destino comune, lo sappiamo, è quello della vita eterna, della resurrezione. Entrambe le celebrazioni eucaristiche saranno trasmesse da telediocesi, anche lì in forma strettamente privata, non si potrà assolutamente partecipare col concorso di popolo, cioè i fedeli non potranno accorrere, dovranno farlo attraverso la televisione, ma sarà anche quello un segno della presenza viva della Chiesa. Tra l'altro telediocesi, ecco, che offre questo servizio, e si può vedere anche non solo nel territorio della nostra arcidiocesi, il segnale va anche oltre, per cui sicuramente anche attraverso i canali YouTube ci staranno seguendo da altre zone, da altre diocesi, immagino attraverso lo streaming anche da Firenze, che è la città natale del nostro arcivescovo. Ecco, c'è questa simbiosi, insomma, questa sorta di gemellaggio non celebrato ma forte tra noi e la Chiesa fiorentina, una regione, quella toscana e anche Firenze, molto 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 provata. Ecco, la TV avvicina tutti. È vero che la benedizione della Spina Santa è stata pensata per l'arcidiocesi, per il popolo, ma insomma la TV e la Chiesa poi non è mai un agglomerato chiuso in se stessa, è sempre aperta, per cui sicuramente estensibile a tutti i fedeli, a quanti insomma ci stanno seguendo, soprattutto a quanti pregano insieme con noi. Fra poco arriveremo in un altro luogo simbolo della nostra città, la piazza antistante la provincia, dove nel corteo della processione di San Matteo le statue si affacciano al mare. Il mare è una componente essenziale con tutte le attività produttive, ma soprattutto le tradizioni della città molto molto legate al mare, i pescatori, insomma coloro che vivono del mare, il turismo, un altro settore che sicuramente sarà penalizzato con tanta gente che il sacrificio di vivere a casa pagherà anche dal punto di vista economico molto duro. Anche qui, ecco, proprio in questo momento siamo, vogliamo affidare, ecco, idealmente la nostra città, il mare, ecco, il palazzo stesso delle istituzioni, più avanti c'è il comune, ecco, al Signore, ecco, affidiamoci insieme, sentiamoci veramente un popolo unito che è capace di mettere da parte divisione e rancore per così all'unisono battere e pregare per la speranza nel futuro. Ormai è quasi addirittura di arrivo. Volevo solo ricordare
che gli appuntamenti, ecco, di domani, di questa sera stessa, di domenica, dell'Arcivescovo o del Santo Padre, insomma, per averne contezza, per avere gli orari, basta anche cliccare sul sito della nostra diocesi, www.diocesisalerno.it, ci sono delle pagine dedicate proprio in continuo aggiornamento anche sugli impegni, futuri impegni della Pasqua. Ecco, stiamo attraversando quello che è il cuore proprio storico della nostra città, Via dei Mercanti. Insomma, affondiamo idealmente radici proprio anche nel passato della nostra città, che ci ha portato la storia ad essere quelli che siamo oggi. Anche qui è passato in questo momento davanti il comando della Guardia di Finanza, prima attraversato quello dei Carabinieri. Ecco, anche lì, Guardia di Finanza, il patrono della nostra città e anche patrono della Guardia di Finanza. Tutti in questo momento idealmente uniti nella preghiera. Cristo risorgerà, risusciterà, lo farà veramente. E allora sentiamo ancora gli applausi. L'applauso noi lo possiamo fare col nostro cuore, con la nostra adesione piena e totale. Tra poco, ecco, l'Arcivescovo arriverà. Ecco, viviamo con silenzio questa seconda parte importantissima di questo momento di preghiera e di benedizione. Nella preghiera che tra poco l'Arcivescovo rivolgerà, insomma, prima della benedizione, sentiremo parlare della corona di spine del Signore. La invocherà certamente spesso, poi però parlerà della bellezza eterna. E qui, cari amici, è importante cogliere la forza del cristianesimo. Scandalo per i più, ma la reale forza, cioè la croce. La croce è il trono di Gesù. È quel trono che è la base della risurrezione. E allora non ci deve meravigliare se l'Arcivescovo parlerà di bellezza eterna proprio guardando anche questo momento della crocifissione, della spina santa, della croce. Ricorderà anche Maria addolorata, l'abbiamo anche noi menzionata prima quando il corteo attraversava Piazza della Concordia, ma questa donna ai piedi di suo figlio messo in croce, lei figlia del figlio, lei che sapeva chi era colui che avevano messo in croce, addolorata, ma una forza immensa, è stata capace di tenere intorno a sé quello che era l'embrione, il collegio apostolico, cioè quella che era la Chiesa che stava nascendo. E allora croce, bellezza eterna, ecco, Maria, sono tutte lì, presente insieme a noi. Tra l'altro adesso non vediamo le immagini, ma il corteo è arrivato, stanno scendendo insomma anche l'attenzione tecnica affinché noi possiamo seguire. L'Arcivescovo ha raggiunto, ecco, seguiamolo. O Signore Gesù, coronato di spine, bellezza così antica e così nuova, ascolta il grido della nostra supplica nell'ora della tua passione.
Tu, coronato di spine dall'albero della croce, ci insegni che nessuno può attraversare il mare di questo secolo se non è portato dalla tua croce. Tu, coronato di spine dall'albero della croce, ci ricordi che quando si consuma nel dolore la nostra via, tu sei il nostro conforto. Tu, coronato di spine dall'albero della croce, ci mostri sempre che Dio è amore. Ci hai creati per la vita e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Tu, coronato di spine dall'albero della croce, ci ricordi che l'uomo e tutte le cose create hanno bisogno di te. Senza di te il misero non può rialzarsi e chi è nella prosperità sempre senza di te non può stare in piedi. Tu, coronato di spine dall'albero della croce, aiutaci a non dimenticare che solo tu sei il medico di tutte le nostre ferite. Tu, quel crocifisso che fu schiaffeggiato, flagellato, coperto di sputi, incoronato di spine, appeso alla croce, fatto morire, trafitto con la lancia, deposto dalla croce e messo nel sepolcro. O bellezza eterna, il cui volto è stato sfigurato dai dolori della passione in croce, questa è l'ora delle tenebre, perché si scuotono le fondamenta della terra e l'uomo particella del tuo creato geme e soffre a causa di una grave pandemia. Ma continua a domandarci, o Signore, anche dall'alto dell'albero fecondo della tua croce, che cosa cercate? Anche se il cuore vacilla e la paura ci assale, come la barca nel mare in tempesta, mentre sempre ti chiediamo il dono delle lacrime come arsura per la nostra anima, tutti pastore gregge gridiamo: il tuo volto, Signore, io cerco. Allevia le spine che trafiggono l'umanità, solleva tutti gli uomini e le donne di buona volontà che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Liberaci dalla pandemia e dalla paura. Guarisci i nostri malati, conforta i loro familiari, dà saggezza ai nostri governanti, energia e ricompensa ai medici, infermieri e volontari, vita eterna ai nostri cari defunti. O bellezza eterna, il cui volto è stato sfigurato dai dolori della passione in croce, tu ci hai promesso che la nostra storia non finisce nel buio del sepolcro. Così è accaduto e così sarà. In quest'ora ci avviciniamo alla tua croce, non camminando ma credendo, non con i passi del corpo ma con la libera decisione del cuore, per sentirci sussurrare come al discepolo amato le consolanti parole: ecco tua madre. Illuminati da Maria Addolorata, madre tua e madre nostra, vogliamo vedere con il cuore oltre il nostro peccato, oltre la nostra miseria, oltre la nostra paura, oltre la nostra comune indigenza, oltre la nostra comune fragilità, oltre la nostra falsa convinzione che ci illudeva e ci faceva pensare di essere sani in un mondo malato. Donaci la sua stessa fede, la fede di Maria sotto la tua croce, per scrutare già al di là di questo orizzonte e così vedere i bagliori di un nuovo cielo e una nuova terra, già in te iniziati, Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Amen. Amen. Prima della benedizione alla città e tutta l'arcidiocesi, desidero ringraziare tutti coloro che hanno permesso il realizzarsi di questo evento, a partire dal parroco
di Giffoni, Don Alessandro, che ha gentilmente offerto di portare questa sacra reliquia. Poi le autorità civili, il prefetto, il sindaco, il questore, le autorità militari, Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia, tutti che si sono messi veramente con generosità a disposizione. L'emittente Telediocesi, tutte le persone che hanno seguito questo evento attraverso la radio, il parroco del Duomo e tutti coloro che, sacerdoti e non, hanno collaborato alla realizzazione di questo momento di fede e di memoria della passione del Signore, che così ci possa sollevare il cuore alla speranza della vita e della resurrezione, una resurrezione che già inizia anche in questa vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica voi la nostra città, la nostra arcidiocesi, tutti gli ammalati, tutte le famiglie, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie a tutti e affidiamoci al Signore che è fedele, che è sulla nostra barca, come ci ricordava il Papa, e che non ci abbandona mai. E buona preparazione della Santa Pasqua. Auguri a tutti. Grazie. Grazie. Non ci sono parole da aggiungere a quello che abbiamo ascoltato e che ha già detto il nostro arcivescovo. Allevia le spine che trafiggono l'umanità, bellezza eterna il cui volto è stato trasfigurato dalla passione, non ci hai abbandonato, donaci la stessa fede. Sono questi i sentimenti con cui dobbiamo continuare ad andare avanti, sono questi i sentimenti così che viviamo in questo momento, che ci daranno forza, coraggio per passare questo momento e giungere anche a quella che è la celebrazione della Pasqua domenica, che è Pasqua a tutti gli effetti. Non nulla manca a questa Pasqua che non sia stata presente nelle Pasque che abbiamo celebrato finora. La Pasqua ci parla della verità capace di sconfiggere tutti i mali. Bene, cari amici, noi ci avviamo al termine anche di questa nostra trasmissione. Ecco, voglio ancora salutare tutte le persone che ci hanno seguito da casa, tutte le persone che ci hanno seguito attraverso Telediocesi, attraverso le TV che, avendone fatto richiesta, hanno rimandato il segnale, attraverso lo streaming, il canale YouTube, insomma attraverso il sito diocesano. Continuiamo davvero a vivere nella speranza, nella forza, questi momenti, anche perché quello che il Signore, il Papa, ma anche il Vescovo ci ha ricordato del Signore, cioè di non temere, di andare avanti. Grazie, buona giornata, buona serata, buon Venerdì Santo. Thank you.